Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire questo rasoio della Braun. Non è la prima volta che recensisco un rasoio della Braun, infatti trovate la recensione dell'altro modello in uno dei miei video, magari vi lascio il link in descrizione, ma vi lascio anche il link in descrizione di questo modello che sto per andare a recensire. È uno dei modelli, diciamo, base, quindi c'è veramente di tutto, funzionale, ottimo. Funziona davvero bene perché sono andato a testarlo e il modello è BT3020. Vi lascio il link anche perché sono diversi modelli e facile confondersi. Andiamo a vedere un attimo insieme e poi dopo vi mostro anche l'altro così per comparare un attimo quelle che sono le differenze anche a livello proprio visivo. Caricatore da muro. Abbiamo l'attacco che si inserisce al di sotto. È in plastica la parte davanti, anche questa parte dove si accende. Sul retro c'è sempre questa parte in plastica con dei forellini. In questo caso c'è scritto che si deve stare attenti ovviamente a non farlo venire a contatto con l'acqua. E abbiamo la ghiera che ci permette di regolare il nostro pettine che si può rimuovere facilmente e come vedete questa è la testina del rasoio. Abbiamo anche poi per pulire un pettinino in dotazione e per smontarlo si può semplicemente togliere la parte della testa così e si va a rimuovere. Ok? E potete pulirlo quindi anche all'interno. Ma andiamo a vedere un attimo le specifiche, proprio quelle essenziali. Abbiamo 10 ore il tempo di ricarica, abbiamo 20 impostazioni di lunghezza da 0,5 mm a 10 mm e c'è sempre uno 0,5 mm di passaggi. L'utilizzo che potete farne è ovviamente quello di utilizzarlo per regolarvi la barba, ma anche per tagliarvi eventualmente i capelli. Il prezzo oscilla quindi dai 30 ai 40 euro. Io l'ho acquistato ad un prezzo, diciamo, attorno ai 30 euro, quindi non male. Guardiamo un attimo la durata è di 40 minuti, quindi vi dura 40 minuti. Potete usarlo ovviamente senza fili. Andiamo a vedere invece a confronto l'altro rasoio. Eccolo qua. Questo è l'altro rasoio che ho già recensito. Come vedete, già una prima differenza è il caricatore. Guardate la differenza, l'alimentatore. Se qua anche questo è senza filo, vado un attimo a staccarlo. La differenza che si può già notare è proprio l'attacco. Che questo ha uno spinotto a due, adesso con una mano non riesco a toglierlo, mentre questo ha un attacco in questo modo. Differenze sono che questo ha una parte gommata sul tasto, si schiaccia al posto invece di switcharlo, questo si deve proprio sollevare. Abbiamo poi a livello di ghiera. Andiamo a vederlo. Ok, queste sono le varie dimensioni, ma c'è una precisione maggiore a livello di taglio in teoria. Qua si smonta sul retro sempre plastica e la caratteristica di questo è che, come vedete, qua il rubinetto è disegnato e quindi si può utilizzare anche sott'acqua, quindi a contatto dell'acqua. Se avete la barba bagnata, potete usarlo sotto la doccia, diciamo, a meno così sembra descritto. Qua invece non si può. Quindi questo qua l'avevo pagato all'incirca forse 40 euro. Comunque, due modelli veramente simili tra loro, differiscono per qualche aspetto. Vi lascio il link in descrizione del modello che ho appena recensito, anche di questo eventualmente. Se avete qualsiasi domanda, non esitate a pormela. Vi
alla prossima video review.